Giovanni 5, 24. Questo pomeriggio sarà per l'onore e la gloria la e la gloria di Dio. Se Dio volendo, ci sarà una testimonianza di guarigione, miracoli, gioia e felicità concessaci da Dio e Gesù. Questo ha inizio al tempo del 1996. Quando il Signore ha fatto modo di darmi la gioia di conoscerlo per la prima volta come Padre e Gesù come fratello. Questo inizio ha segnato la mia vita presente e futura, mentre susseguivano gli errori della mia vita e la comprensione di poterli aggiustare. Con che cosa? Con la consapevolezza di chiedere il perdono a Dio. Ecco cosa avviene quando una persona arriva al punto che non ce la fa più da solo e chiede aiuto a Dio. Ora, questo è il mio racconto, la mia testimonianza di fede cristiana in Dio. Cristiana
in Dio. E Gesù, cosa ho ricevuto dopo la mia conversione? È consapevolmente grande. Ho ricevuto tutto quello che non mi potevo mai e poi mai sognare di avere. Non perché me l'ho meritato, ma per grazia concessami dallo Spirito di Dio. Dio ora, per non farla molto lunga, e ritornando, a cosa ho ricevuto, primo, ho ricevuto la salvezza personale e spirituale. Secondo, durante il cammino il Signore mi ha aiutato in tutti i punti che ho chiesto in preghiera. Come la guarigione dei miei piedi, che addirittura erano gonfi e non potevo più camminare. Riuscivo a stare all'impiede a sforzo. Il Signore ha fatto modo che possano essere guarite attraverso la sua volontà. Questa è stata una grande testimonianza per me. Quando gliel'ho chiesto e quando ho pregato, sono stato esaudito dalla sua grandezza e dal suo Spirito Santo. Quando in avvenire ho avuto guarigione nella mia schiena, dato che faccio il piastrellista, e ci sono stati momenti che non potevo più lavorare per motivo di stanchezza, per motivo di dolori e difficoltà. Ho chiesto al Signore di donarmi ancora una schiena giovane, una schiena ancora piena di vita, una schiena forte, e il Signore me l'ha donata. Questa è stata ancora una testimonianza potente. Poi quando il Signore mi fece dono della saggezza, perché prima ciò che avevo nello stomaco l'avevo nella bocca e nella mia lingua e da divulgavo
quando lui mi fece questo dono, cerco prima di divulgarla, di metterla davanti alla sua presenza, dandoci prima di tutto la gloria a lui. E lui mi dice, o mi fa capire, cosa devo fare e come mi devo comportare. Questa è una saggezza molto comprensiva e molto affidabile, perché viene dall'alto di Dio. Dio. Ora, quando noi diciamo cosa ti ha fatto Dio per fare tutto questo che tu stai facendo, cosa ha fatto Dio per te perché tu ti comporti in questo modo? Non solo questo ha fatto Dio per me, ma ha fatto ben altre cose. Ho chiesto al Signore, quando mi stavano cadendo i capelli, vedevo tutto questo sopra di me scomparire i capelli, ho chiesto al Signore di donarmi di nuovo i miei capelli. E il Signore ha fatto anche questo, come infatti stanno riaffiorando, qui sopra sono tutti nati nuovi capelli, come ben vedete, vedete che li tiro? Vedete? Io non avevo più capelli qua. Ecco, adesso il Signore ha fatto anche questo. A 66 anni, ritorno dei miei capelli. Alcuni mi dicono, sarà stato perché adesso non hai più stress e prima eri stressato e i capelli ti sono caduti. Adesso lo stress è di meno e i capelli riaffiorano. Io vi dico che lo stress ce n'ho di più adesso e prima ne avevo di meno stress. Io dico che la mano di Dio si è posata sulla mia testa e ha fatto anche questo. Ora, non soltanto questo, ma ha fatto ben altro nella mia vita. Ero solo qui in Germania dal 94. Fino a quando che non ho potuto più, mia moglie e i miei figli erano a Lecata, ogni tanto mia moglie veniva, ogni 2 o 3 mesi veniva da sola, poi andava giù perché c'era mio figlio che studiava come ingegnere e non voleva, e non volevo neanche io, che perdeva tutto quello che era arrivato alla conoscenza di quella scuola, e resistevo, ma arrivato alla conoscenza che mio figlio è stato laureato come ingegnere, edile, e la seconda laurea in ferro. Ho chiesto al Signore adesso, Signore, donami la mia famiglia qui in Germania, che possa gli ultimi anni della mia vita avere una vita più tranquilla, più serena, in comunione con la mia famiglia. Anche questo il Signore mi ha dato. Adesso sono qui in Germania con la mia famiglia, i miei figli, mia figlia, mio nipote,
la gioia mia è completa sulla famiglia, ma ancora qualcosa mi manca. Chiedo al Signore di donarmi ancora questa ultima cosa prima degli altri, che ancora ci ne saranno, e sicuramente il Signore me la sta donando. Presto sicuramente sarà anche questa sull'elenco della mia testimonianza. Sto in attesa della sua gioia che si completa in me. Questa è una grande gioia. Perché? Perché quando ho fissato gli occhi in alto e ho pregato, ho messo tutto nelle mani sue, attraverso il suo figliolo. E con questo versetto che ho annunciato in anticipo in questo video, in Giovanni 5:24, si allega tutto il resoconto della mia vita, della mia testimonianza, dove dice, Giovanni 5:24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Alla vita con la V maiuscola. Perché? Perché chi crede in colui che Dio ha mandato ha la certezza di poter ottenere ogni cosa chiedendola a Lui. E trova la pace, la gioia, la felicità, la ricchezza e la potenza divina. E proseguendo il versetto nel 25 dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Vedete, anche l'ora è avvenuta e verrà. Presto il resoconto di ciò che è scritto nella sua parola. Come infatti dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta. Vedete, è già venuta. Che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Cosa vuol dire e quelli che l'avranno udita vivranno? Quelli che prima di morire hanno accettato il suo figliolo Gesù Cristo vivranno, in che senso? Che risusciteranno al suono della tromba prima di ognuno di noi. Risusciteranno loro. Al suono di tromba si alzeranno dalla tomba, la carne si aggiungerà alle sue ossa, alle loro ossa, e il soffio di Dio farà rivivere queste ossa e prima di ogni cosa. Sì, prima di ogni cosa saranno loro a salire dove Gesù da 2020 anni sta preparando una dimora eterna. Prima saranno loro a rialzarsi, a vivere e tornare nella grande Gerusalemme celeste che Gesù ha preparato. Poi a susseguire saremo noi, chi ha
ancora oggi ha prefissato e amato e lodato Dio attraverso Gesù, a essere rapiti come un soffio, a un battere di un soffio e la tromba che squilla. In un attimo saremo rapiti e tutti quelli che resteranno saranno preda del nemico. E qui lo dice molto chiaro, l'ora viene, anzi è già venuta, che molti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. E nel versetto 26 dice, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Vedete, come il Padre ha vita in se stesso e ha dato vita al Figlio nella sua vita in se stesso, così Gesù dà vita a tutti coloro che lo hanno accettato come fratello e signore della loro vita. Questo è meraviglioso, avere una certezza di appartenere a una famiglia così grande e potente nei cieli. E nel versetto 27 dice, egli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. E ha dato autorità di giudicare perché, soprattutto perché è il figlio dell'uomo, figlio di Dio. E questa è una grande meraviglia di gioia, di felicità a chi ancora a queste parole ne fa come oggetto di sua proprietà, di essere in acclamazione, in sensibilizzazione con Gesù. Perché l'unione che noi abbiamo con l'Eterno attraverso il suo figliolo, Gesù, sarà eterna. Nell'alto dei cieli, la sua dimora darà scopo alla nostra vita, sia terrena che nei cieli. Nel 28 dice, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. E nel 29 dice, quelli che hanno operato di bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato di male in risurrezione di giudizio. Vedete, tutti quelli che sono deceduti, che sono morti, verranno alla vita, ma con una separazione di chi si è adoperato per il bene di Dio e ha accettato Gesù Cristo, sarà messo sul lato positivo nella dimora eterna, vicino agli angeli, ai santi, nel libro della vita, della gioia eterna, insieme con Gesù. Quelli che sono e che si sono adoperati per il male, messi in un lato di separazione eterna accanto al principe di questo mondo che è Satana, e saranno alla perdizione eterna, in giudizio della vita eterna attraverso la distinzione tra quelli che si sono comportati male
verso il male e che quelli che si sono comportati bene verso il bene eterno vicino a Dio Gesù. E nel versetto 30 dice: io non posso fare nulla da me stesso, come ora giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco con la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vedete, io non posso fare nulla da me stesso, dice, come ora giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù cercava solo la volontà di Dio, ciò che Dio ha messo nel suo cuore, e ciò che Gesù trovava nel suo cuore lo metteva sempre a predisposizione del mondo che ha bisogno di un giudizio eterno verso Dio. Ecco perché Gesù, quando è venuto in questo mondo, ha fatto tutto questo. Ma Gesù, quando venne, disse: se voi credete a quello che Dio mi ha mandato a fare per voi, voi ne farete di maggiori miracoli, guarigione, e tutto quello che chiedete vi sarà dato. Ma chiedete in abbondanza, chiedete tutto e tutto riceverete. Non vi limitate a chiedere, perché più chiederete, più riceverete. Questo è il significato dell'abbondanza della vita che il Signore sta donando alla mia vita, alla mia casa, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi stanno seguendo come aiuti spirituali, familiari e anche in tutti i sensi che mi è possibile donare. E riassumendo il resoconto di ciò che abbiamo specificato nel versetto Giovanni 5:24 in poi, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passata dalla morte alla vita. Ora io ho creduto, ho accettato, sono rinato a nuova vita, una vita esuberante con la V maiuscola. Non c'è distinzione di ciò che Dio ha fatto di me, ma quello che ha fatto a me lo può anche fare a te, se tu accetterai il sacrificio che lui ha fatto sulla croce. Non ti dice che tu devi essere crocifisso sulla croce, ma di accettare il giusto sacrificio che lui fece per te. Lui è morto per te e per me. Non sei tu a morire per lui o per me, ma lui è morto per te. Perciò tu dovresti accettare ciò che lui ha fatto per te e per me. E se tu lo accetterai, oggi stesso sarai guarito, sarai guarita, sarai messa in questo grande, immenso pianeta,
della vita eterna. Nel paradiso della Gerusalemme completare con una piccola preghiera per te, per me, per la mia casa, per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei conoscenti, per i miei fratelli, sorelle e quanti ancora potrei dimenticare, li affido a tutti in preghiera nelle mani del mio fratello Gesù, che possa la mano di Dio attraverso il suo figlio Gesù scendere su ognuno di noi, essere benedetti e avere quello che desideriamo da oggi in poi. Questo è il mio grande desiderio. Ora, se siete d'accordo e pregare insieme a me, mettetevi in ginocchio o, se non potete mettervi in ginocchio, che vi trovate in qualche punto che vi sentite in disagio, chiudete gli occhi e immaginate che siete in ginocchio ai piedi di Gesù. Questo lo potete fare benissimo. Se ancora non riuscite a fare questo, che non riuscite a immaginare i piedi di Gesù con la vostra mente, aprite gli occhi, guardatevi i vostri piedi come sto facendo io, quando li vedete prefissateli nella vostra mente o ad occhi chiusi o ad occhi aperti. Vedete, ve l'ho fatto così semplice che
non c'è motivo di non farlo. Ma adesso chiudendo gli occhi già li vedete perché ve li sto proiettando davanti ai vostri occhi, sia fisici che mentali. E chiudendo gli occhi, affidiamoci nelle mani di Gesù, attraverso l'immaginazione dei suoi piedi. Andiamo in ginocchio ai piedi di Gesù. Oh mio Gesù, oh mio Salvatore, questo giorno veniamo in preghiera qui ai tuoi piedi. A portare tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre malattie, i nostri sensi di colpa, le nostre angosce. Ancora se abbiamo dei vizi, mio Gesù, li portiamo qui davanti a te e li lasciamo qui davanti a te per poterli dimenticare, per poter uscire fuori da questo gioco, da questi vizi che non ne possiamo più. Li mettiamo davanti ai tuoi piedi, mio Gesù, li depositiamo qui davanti a te, sapendo e essendo cosciente che tu li trasporterai come profumo soave, gradito al nostro Padre Celeste, Dio d'amore. Questo è il nostro desiderio di quest'oggi, essere alla presenza di Dio, nostro Padre, tutti insieme, come un solo uomo. Veniamo a te, Padre. E oggi, mentre depositiamo tutto il nostro malessere, le nostre angustie, le nostre difficoltà, i nostri sensi di colpa, qualsiasi cosa che ci angustia e qualsiasi malattia, la depositiamo qui, davanti ai piedi tuoi, mio Gesù, sapendo che tu trasporterai tutto alla presenza del nostro Padre Celeste, Dio d'amore. Ed essendo consci che oggi stesso, anzi in questo istante stesso, come una frazione di secondo, saremo guariti. Totalmente sani. E felici, in armonia con la natura e con noi stessi. Questa è la più grande felicità del mondo odierno, essere nella pace di Dio, nella felicità eterna con Gesù. Grazie, Padre, per quello che tu stai completando oggi, domani e sempre in eterno. Ungici dall'alto e dacci sempre la gioia del tuo grande amore. La felicità tua sia sempre con noi e con noi rimanga sempre in eterno. Amen. Gloria a te, Padre, nel nome di Cristo Gesù. E tu l'hai benedetto in eterno. Amen.
Bene, cari nella grazia, adesso che abbiamo finito di pregare, potete aprire gli occhi o svegliarvi chi è entrato in trance. Cominciate a respirare profondamente per 3 volte e mentre trattenete il respiro inondate con l'ossigeno tutte le parti del vostro corpo. E mentre sentite il calore che entra dentro il vostro corpo, il vostro corpo si riscalda. E con forza buttate l'aria dalla bocca. E mentre buttate l'aria dalla bocca, è come se buttassimo quell'anidride carbonica di un colore rosso scuro, come se fosse qualcosa di negativo dentro di voi. E quando ispirate, immaginate il colore blu del cielo che entra dentro i vostri polmoni e porta ossigeno puro e dà vigore al vostro polmone, ai vostri organi. Il vostro sangue si rigenera, le cellule che stavano per morire cominciano a prendere vita. Tutte le cellule che erano già stanche, completamente senza vita, è come nella campagna quando il sole cecante brucia la terra e l'acqua ritarda a piovere, l'erba comincia a seccare. E quando la pioggia ritarda a cadere e l'erba comincia a seccare. E così sono i nostri corpi. Quando
nostro corpo non è abbeverato dalla gloria di Dio, dallo Spirito di Dio e dalla sua benedizione, il nostro corpo va in perdizione. Le cellule cominciano a stancare dal cammino negativo che loro stanno facendo, non hanno più senso di vivere e cominciano a morire. Ecco perché l'uomo decede prima dei suoi giorni. Ecco perché con la benedizione di Dio e la gioia dello Spirito di Dio che si infonde nei cuori delle persone che danno gloria a Dio, si rigenerano e cominciano a migliorare. La sua vita prende una vita più felice, più rigenerata e più giovane. Ecco perché tutte le cellule cominciano a vivere per sempre. Bene, detto questo, non voglio allungarmi molto in questo video, ma ne faremo altre ancora più migliori, Dio volendo. Vi saluto nella pace del Signore e vi abbraccio come faccio sempre, vi stringo tra le braccia e vi curo tra le mie braccia come Gesù culla me. E 4 baci per ognuno. 1, 2, 3 e 4. E lo Spirito Santo che Dio mi ha donato, il doppio dello Spirito Santo, vi trasmetto a voi. Prendetelo. Dio volendo, ci sentiremo a presto. Pace del Signore. A presto.